Ragazze, tornando alla seconda parte di questo video haul con i capelli così drammatici che voi non siete abituati a vedere, ma che presto probabilmente vi abituerete. A me non dispiace l'effetto che sta dando, speriamo che sia bello anche quest'inverno. Devo farlo prima, inizio estate. Sono stata da Calliope perché avevo un buono sconto di 5 euro accumulato con i saldi da utilizzare su qualsiasi importo, quindi ho comprato due cosine, sempre studiate per i capelli. La prima l'ho anche provata stamattina, ma poi ho detto con questo caldo che fa tremendo, manca appena di dovermi mettere i jeans, cioè non esiste. Allora ho messo questa che era un po' più fresca. Ho preso questo crop top taglia M, che però potevo prendere anche la S perché veste un pochino grande e mi è piaciuto per i colori. Ho dentro questo blu, questo arancio e l'ho preso per i capelli, questo colore qua, e dietro è fatto così. Crop top 2,99 euro. Poi ho preso uno skinny a vita alta, taglia M, l'ha presa anche la Mary, uguale. Questa abbiamo fatto uno shopping uguale, però lei l'ha preso anche verde militare e questi sono degli skinny fantastici indossati. Quindi vi consiglio di andare a prenderli perché costano 5,99 euro. Se avete bisogno di un jeans nero, è buono. Mi piace, è corto, che è una cosa che io amo, perché per noi nanette taglia M dovremmo essere delle XS, ma già anche quelli sono lunghi. Li fanno lunghissimi di solito i jeans taglia M, magari vanno bene di vita e poi c'è tanto così dopo la gamba. Invece questo è bello cortino, carino, a vita alta, veste molto bene, morbidissimo. In fondo così è tagliato e c'ha lo strappettino. Addosso sta davvero bene, li ha presi anche la Mary, sempre in taglia M. Abbiamo preso 2M, 5,99 euro, sono usciti praticamente 99 centesimi perché avevo i 5 euro. Poi sono stata a una fiera, no, non è vero, sono stata alla mostra Mercato Bienno qui, che è uno dei borghi più belli d'Italia. Venite a visitarlo se avete la possibilità e chiamatemi così vengo a salutarvi, che si trova a pochi passi da casa mia. È un borgo molto bello, c'è questa mostra Mercato che dura tipo 8-10 giorni, cioè fino a fine settimana sicuramente, è iniziata sabato. E c'è un negozio di scarpe che è una specie di botteghina che si chiama Lucia, calzature Lucia, e io tutte le volte, tutti gli anni che vado, qualcosina, siccome mette fuori gli sconti a 9 euro, riesco sempre ad accattare perché sennò non sarei baule. Di Divya Coin pelle, almeno qua c'è scritto, 49 euro. Ho preso questa pump blu adatta all'inverno, che ho pagato 9 euro, appunto, lavorazione artigianale, come dicono qua loro. Una bellissima pump di questo blu. Con questa fantasia, io l'ho adorata e l'ho voluta comprare. E l'ho immaginata con i miei capotini, con vestiti, con qualsiasi cosa, insomma, bella, bello anche il colore. 9 euro, se mi è sembrato un affare, comunque quella, non so se è la soletta in pelle o qualcosa in pelle, comunque è buona per 9 euro, non è una scarpa, diciamo, dei cinesi. Poi arriva il pezzo, diciamo, succulento. Ho speso 20 euro, 1 euro al capo e 2 euro i bijou e 5 euro una roba che sta qua che poi vi faccio vedere. Quindi spesa totale, vi faccio vedere almeno singolarmente i capi. Sono stata, non vi ho detto dove, nel negozio Progetto Famiglia, che è praticamente un'associazione per beneficenza che fa un comune, si chiama Artogne, qui nella nostra zona. E quando viene a trovarmi Paola devo portarla assolutamente. Spero che di riuscire, anche se il sabato è chiuso, quindi mannaggia. Però magari se va bene apriranno anche il sabato, perché il sabato è un giorno importante. Quindi sto andando, cioè è un giorno importante per chi appunto può andare a fare shopping a casa. Tipo il Matto Grosso è il sabato aperto, solo il sabato e il giovedì, invece qua è aperto tutti i giorni, tranne il sabato e la domenica. E fate anche degli orari uguali ai miei di ufficio, quindi adesso che è il mese di agosto che sto facendo la mezza giornata riesco assolutamente ad andarci. Sono già andata un paio di volte, ho trovato delle cosine carine e cambiano sempre in base a cosa porta la gente, perché è una cosa di beneficenza, quindi si fa beneficenza per le famiglie bisognose. A me non interessa questa cosa, a me piace spendere poco e comprare dei bei vestiti. Quindi vabbè, beneficenza, ben venga. Se facciamo la beneficenza, magari c'è davvero qualcuno che ha bisogno e felici di aiutarli, però ecco, si trovano le cose a prezzi veramente bassi, al di là poi della marca, perché lì no, nei negozi appunto di beneficenza la cosa bella è che non badano alla marca, ma badano appunto al capo. Ho preso questo abito che è un po' grande, me ne rendo conto, però per 1 euro era troppo carino il tessuto, quindi l'ho voluto prendere e lo proverò e se non mi andrà lo venderò. Quindi, però era carino, magari mi potrebbe anche andare. Vi ve lo faccio vedere così un po' veloce. Poi ho preso quest'altro abito, molto carino anche questo, un pochino anni 50, taglia M, questo dovrebbe andarmi, e mi piaceva un sacco la gonna. Allora, il corpetto sopra è fatto così, a scamiciatino, e poi viene giù la gonna super ampia, così col fondo, vedete che carino? Con il fondo marrone, così, carino. Piacevano un po' i fiorellini e soprattutto la forma. Poi ho preso quest'altro vestito, che mannaggia è rosa, però
Non so come può stare rosa, però mi viene sempre in mente Isla Fisherina e Love Shopping, che aveva i capelli un po' più rossi dei miei e comunque usava tranquillamente rosa. Vedremo. Questo qui mi piaceva la forma, una specie scamiciato, tessuto tipo Chanel, rigido e classico, che poi viene giù lungo così. Che a vederlo così purtroppo sembra uno straccio, però vi assicuro che dal vivo è carino. Poi ho preso una gonna, questa è firmata, in pizzo nero, fatta a tubino. E questa è di Biblos, taglia 44, dovrebbe andarmi perché è un Biblos vintage. Ed è questa gonna nera con questo pizzo, fatta molto carina. Semplice, tubino, da mettere con una cinturina. Poi ho preso quest'altra gonna, blu notte, carina perché aveva... Mamma mia, che caldo che fa! Fatta così. L'ho trovata carina per qualche look, non so dirvi ancora che look. Poi ho preso questa gonna che ho amato follemente, e è una gonna portafoglio bellissima. Vi faccio vedere proprio il portafoglio, diciamo, di raso, raso che sembra tipo seta con questi bellissimi colori, guardate. E la forma è praticamente una gonna ampia a portafoglio. Anzi, zia, se stai guardando questo video, pensa a fare le gonne a portafoglio, che sono una sciocchezza da fare. Guardate che meraviglia, viene giù lunghezza midi. Guardate che bella. Dà un sacco di luce. Immaginata ovviamente nell'outfit giusto. Poi, cos'è questa? Un'altra gonna. Ho preso un po' di gonne, io adoro le gonne. Questa è di Sisley e aveva dei colori un po' più tenui, sempre col principio appunto di essere un pochino a vita alta e un po' svasatina. Poi più sono lunghe più mi piacciono, vi dico la verità, perché piuttosto che il corte preferisco le gonne lunghe. Poi ho preso questo pantalone di Max & Co in puro lino. Questo lo guardavo con la Mary e io ho detto: io ho un altro Max & Co, l'ho già lasciato giù una volta o due volte. Un altro Max & Co non lo posso lasciare giù, quindi il pantalone in puro lino, sperando che la taglia vada, ma sembra di sì, l'ho voluto prendere. Un pantalone classico di quelli un po' ampi, e un look con un puro lino è sempre gradito. Potrò sempre usarlo su quelle cose tipo must have, evergreen. E niente, poi abbiamo preso un completo fighissimo che però è una taglia L, però mi sembra la marca OPC, che potrebbe essere anche una boutique, non lo so. Guardate che meraviglia, questo è il crop top, tutto lavorato, bello. Poi queste cose qua sono belle da vedere indossate, secondo me, perché viste nell'haul, quando si prendono i capi usati, poi si dà sempre magari un'impressione, cioè si crea qualcosa di sbagliato, un'idea sbagliata. Invece indossati cambiano totalmente. La gonna è fatta così. Ovviamente io innamorata di questa gonna e l'ho voluta prendere. Bello anche il colore, particolare, molto caldo, fango. E poi ho preso un altro abito di Patrizia Pepe. Anche questo, gli ho detto alla Mary, non posso lasciare lì un Patrizia Pepe a 1 euro, cioè farei una pazza isterica. Però l'ho voluto appunto prendere anche perché aveva una fantasia carina. Comunque, Patrizia Pepe originale Firenze. L'abitino in questione è questo qua, con questi toni sull'azzurro. Vedete? Ovviamente a 1 euro, secondo me è top. Questi erano tutti gli acquisti, ma... Ah, ok, ci sono anche i bijou. Ho preso due bijou particolarissimi, ma proprio particolarissimi, perché dentro nella borsina dell'insalata cicoria, non ho capito. Comunque, la prima è una collana, 2 euro. Una bigiotteria sofisticata, questa qui è molto carina. È un vintage, secondo me, perché da come vedo che è fatto... Non so di che materiale sia, comunque è questa collana qui lunga, meravigliosa, con questi che mi è piaciuta tantissimo, questa perla così, cioè questa perla, questa cosa qua rossa, che non so se voi vedete, ma è tipo tutta tipo racchiusa in gabbia. Questa collana qua mi è piaciuta molto. Sui toni caldi del dorato ho detto perfetto. Con il mio cappello oggi come oggi, Sabina. Poi li avevo appena fatti, quindi l'ho presa dal momento. E poi ho preso una spilla che... Questa è una spilla meravigliosa, super vintage, che alla Mary non piaceva, io l'ho trovata un'opera d'arte. Anche la signora che era lì a vendermela ha detto che era molto bella, 2 euro. È una spilla fatta così. Cioè, non so come la utilizzerò e dove, però anche come ferma, non so, ferma camicia, non lo so. Comunque è molto bella, per 2 euro, assolutamente promossissima. Poi, mettiamole via, dopo le metteremo via meglio. Vi faccio vedere il pezzo, diciamo, succulento dell'haul. Loro. Degli stivali originali di Patrizia Pepe, che è 5 euro. 5 euro, ragazzuole. Ho fatto un rumore assurdo. Sono degli stivali neri, classici, che sono di Patrizia Pepe, tutti in pelle. E io quando li ho visti ho detto,
li voglio. Quando ho visto che era il 37, ho detto sì, li voglio. E sono tutti in pelle, sono stivali neri classici, fatti così. Tenuti anche abbastanza bene perché sono comunque nuovi, secondo me, cioè sono stati usati ma poco. Col dietro fatto così, non so se lo notate. Qui c'è un fiocchetto che non si vede assolutamente e poi c'ho questi cosi qui di tipo vernice. Ok, forse si intravede. Comunque, dal vivo abbastanza visibile. 5 euro, ragazze, che vi devo dire? Cioè, non potevo lasciarli lì. Non potevo assolutamente lasciarli lì. Qua c'è prezzato un 432 euro. Che ho detto, come? Scusa, 432 euro. Non so chi ha avuto il coraggio di comprarli. Comunque, grazie a chi li ha comprati. Poi, che non vi ho fatto vedere, i capi che ho comprato invece al mercato sabato, che vi ho detto ve li faccio vedere, poi non voglio più farti vedere. Vado random, li ho pagati, erano tre pezzi 10 euro. Questa bellissima gonna rosa, a portafoglio, stupendissima, guardate che meraviglia, bellissima, con la parte sotto in trasparenza, un bellissimo tessuto grosso, mi è piaciuta subito quando l'ho vista. Spero che mi vada bene, comunque è troppo bella per un outfit, se è 60, anni 60, questo vestito qua. Che è un vestito lungo, che adesso laverò così lo potrò magari utilizzare. Un vestito lungo verde. Vado un po' veloce, così almeno riesco a chiudere il video. Guardate che carino, con tutte le farfalline di questo bellissimo verde super acceso. E il fondo fatto così. Guardate che bello. Cioè, mi è costato 3,33 euro, che è una stupidata. E questo, che non so se ci starò dentro, però l'abbiamo preso perché era troppo bello. Questo qua l'ho preso ancora quando c'era mia zia. Un vestito nero di Jessica. Quindi non è neanche una marca particolarmente. Il corpetto è così, quindi in teoria dovrebbe anche andarmi vedendolo. E poi viene giù così, cioè mi alzo con tutta la balsa, un pochino aiuto, mi ucciderò, un pochino tipo sposa cadavere, dark, bello. Lo proverò, vi dirò. Con i capelli grigi, però ci azzeccava un po' di più. Spero che il video vi sia piaciuto, ragazze. Questo era tutto il mio shopping, che ho detto che non farò, facevo più, però davanti a queste occasioni anche il baule deve insomma chinarsi. E aspetto di sapere cosa ne pensate dei capelli e di tutto quanto. Tanto il cuscino di Simone adesso mi cade il telefono, lo metto qui. Noi ci vediamo nel prossimo video, ragazze. Ciao!